Ma la stessa cosa dicevamo anche di quest'anno e dell'anno scorso. No, perché l'Inter oggi è lontana da tutti questi allora obiettivi. Voglio sentire quello che dice Daniele. Secondo me la scommessa è un'altra. Secondo me la scommessa è un'altra, che io ho scritto nell'estate 2021. Sentiamo se Daniele dice la stessa cosa. No, anche perché mondiale per club e nuova Champions sono cose che sono arrivate dopo, in divenire, che tu non sapevi all'epoca. Ma secondo te la scommessa è? La scommessa di Zang è una sola. Sentiamo. L'Inter 2021. Sentiamo. Stadio. Vabbè, è quello pure. È solo quello che conta. La scommessa secondo me è un'altra. Conta solo quello. Secondo me la scommessa è un'altra. Quale? Perché allora, aspetta, prima che Tank dice qual è la sua di scommessa, io faccio una scommessa con voi e con la chat. Clippate e tenetevela però. Allora, scommettiamo 20 sub, Montopoli, non di più. Sei clippato. Non ci sono tanti soldini. Scommetto con voi 20 sub che non appena c'è una firma ufficiale su qualunque progetto stadio, in qualunque zona di Milano sia il progetto stadio, tempo pochi mesi, meno di un anno, e l'Inter passa di mano. Questo è possibile, però secondo me... Sicuro nel senso che adesso se riscadenzi a due anni, tra un anno devi per forza prendere in considerazione di vendere. Come arriva la firma su un pezzo di carta che attesta che l'Inter avrà lo stadio di proprietà o il diritto di superficie, quello che vi pare. Come arriva quella firma? Tempo pochi mesi e l'Inter. Sì, ma Daniele, scusa, però allora è stato 2021. Deve essere appetibile. È stato 2021. Quello è già. Quando nei giorni proprio ancora no, io feci un attacco alzo zero nei confronti di Zang, che mi ha procurato una marea di insulti dagli interisti, una marea di insulti agli interisti. Sempre pochi. Inutile che ritiro fuori tutto, ma la cosa che dissi già nel 2021 era comprarsi tempo a Zang. Questo è vero. Oltre al fatto di vedere se vendere al prezzo che vuole altro, ma serve fondamentalmente per una speranza, illusione, ambizione di fondo, ovvero siccome voi non dovete guardare le cose dal punto di vista dell'Italia, dell'Inter, dell'economia, ma dovete provare, come se avete visto Danco, a pensare con la testa del nemico per riuscire a guidare l'aereo, il MiG russo, dovete provare a calarvi, bisogna un po' conoscerla, nella società e nella mentalità cinese. La speranza è comprare tempo a ciò che nel frattempo possa cambiare l'atteggiamento nei confronti degli investimenti esteri da parte, soprattutto. Secondo me no. Quello soprattutto. Quello può cambiare anche nel 2025, perché loro fanno i programmi quinquennali. No, 15-20. Può cambiare quando gli gira il boccino. Sì, però dico loro. Capisci? La Cina è un enigma in un rebus, le logiche sono veramente imperscrutabili. Suning sembrava ai piedi di Cristo, adesso invece è risalita nelle grazie del re. Loro dal 2015 al 2020 è espandersi, e quindi nel 2016 loro arrivano in Italia. Nel 2020, con la pandemia, il quinquennio 2025, hanno detto il contrario. Quindi adesso è vero che ci sarà il momento in cui ci può cambiare anche. È una possibilità, dalle crisi internazionali, però nel frattempo è cambiato il mondo, nel frattempo ci sono le guerre, nel frattempo i materiali sono aumentati e le energie sono aumentate tutte del 10-20%, quindi i piani sono imperscrutabili, però rientra in questo tipo di logica. Sto dicendo nel 2021 era scontato che tu meno 250, c'era il discorso anche liquidità che era venuto a mancare, tu quella era una via d'uscita quasi obbligata. Oggi era una via d'uscita obbligata se volevi tenertelo, perché se ti davano il prezzo giusto è un prezzo giusto, se lo davano Ma non aveva vinto ancora niente, cioè lui è venuto. L'Inter, cioè i proprietari sono di passaggio. Se tu non puoi garantire un futuro, devi salutare. Invece, da questo punto di vista, è arrivato a 6 trofei. Se vince lo scudetto, va a 7 trofei. Ho capito, però sì, perfetto. Ma tu non è che
completa per uscire fuori con la scommessa vinta. Ma Marotta, devi... Ausilio e Simone Inzaghi sono una benedizione, ma tu non lo potevi sapere. Sì, ho capito, momento. Ma l'ha scelti pure Zanghe Marotta, Ausilio. No, Ausilio già assolutamente. C'era, no, Marotta ha scelto Marotta, quello è assolutamente, e continua a rimanere. Ma comunque anche il secondo anno ha deciso Zanghe perché l'avevano già mandato via i dirigenti. Tuttavia, siccome il valore dell'Inter, guardate che l'Inter stava in prestito, quando c'è il L'Inter stava passando di mano nel 2021, stava passando di mano a circa 800 milioni. Stava una parola grossa. Stava nel senso che avrebbero voluto l'offerta. Hanno fatto la che volevano loro. Se non arrivano le due congiunture successive, BC Partners prende l'Inter. Però era troppo bassa. Il valore dell'Inter negli ultimi due anni, al di là di quanto resta in tasca Zhang, di cui poi a noi francamente frega nulla di quanto resta in tasca, il valore dell'Inter è oggettivamente già aumentato. No, sicuramente. Il valore della società. Però va anche riconosciuto oggettivamente che tu hai il demone, hai il miglior dirigente italiano degli ultimi 20 anni e tutto, però sono 3 anni che cammini sul filo ogni volta. E prima o poi, io non so quando, ma prima o poi, perché è fisiologico, arriverà l'anno che stecchi. E l'anno che stecchi, scusami, con queste logiche, Daniele, se stecchi un anno, viene giù tutto il castello. Siamo stati gli ultimi 6 mesi dello scorso anno con le mani in testa, perché ci dicevano bella la cavalcata in Champions, per l'amor di Dio, ma dobbiamo arrivare quarti, altrimenti non lo facciamo il mercato. Ma infatti voglio dire, al di là del fatto che l'Inter diventi sostenibile e si auto, come dire, è che è fondamentale. L'auto va benissimo, il problema è quando la gestione ha i crismi della gamblata, perché se tu stecchi un anno i risultati sportivi e non vai in Champions, è tutto quello che ti sto dicendo, non viene giù il castello, ma il ridimensionamento è nei fatti, tant'è vero che l'obiettivo dell'Inter, quello che la Juventus quest'anno non ha fatto un mercato, diciamo, molto che non è venuto più, sì, non è venuto no, ragazzi, castello, no, ragazzi, no, la Juventus non ha venuto più. L'autosostenibilità vale per tutti. No, ragazzi, no, Exor ha fatto un miliardo di aumento di capitale. Non paragoniamo, non c'entra nulla. Exor ha fatto 3 aumenti di capitale, 400, 300 e 200, di cui mette il 60%, perché i soci non sono solo Exor, quindi ha messo meno di quello che ha messo Zanghi in questi anni rispetto a Exor. No, perché Zanghi ha investito nell'Inter milioni senza sponsor. Sì, te prego, Michele, hai sbagliato come discorso. Se tu prendi nel complesso il discorso, è come dire, guarda, io guadagno, siamo in due in questo paese, io guadagno 100.000 euro, Michele guadagna 0 euro, in media in questo paese guadagniamo 50.000 euro. C'è un Zhang fino al 2020 e c'è un Zhang post 2020. Non si può dire ha investito 700 milioni. Certo, lo ha fatto, ma dal 2020 in poi non c'è. L'Inter praticamente si autofinanzia e ha più 200 milioni. Tutti si autofinanziano. Questa è una cosa che continuiamo a sentire. L'Inter fa lo sforzo di autofinanziare. Tutti si autofinanziano. L'hanno firmato Inter, Milan, Roma e Juve. Adesso la Juve lo deve rifirmare. Sono momenti storici diversi. Milan non ci mette soldi per scelta, la Juventus stroncata dalle sanzioni e della penalizzazione, a Exor che arriva e ci mette la pezza. Ma ho capito, i soldi di Ostri sono andati nel bilancio, cioè non è che l'ho messi io. Quelli che dovevano andare sono andati. A parte che non tutti, ma detto ciò, se avesse un altro problema, che vuol dire steccare una stagione, non se lo potrebbe permettere. Allora, scusami tanto. Mentre invece, quando arriva su la Juve, a papà che paga sempre. L'Inter, il Milan avesse bisogno, a papà che paga. L'Inter quando è arrivata, sai quanto ha chiuso i bilanci quando spendeva e spandeva João Mario, capico? A meno 24 e meno 17. Meno 24 e meno 16, è sempre stato l'obiettivo di Suning avere alla lunga, pompando anche sponsor regionali, tutto quello che vuoi, ma alla lunga l'obiettivo non Michele, era stai arabi. Parlando di un altro mondo, è successo no, sto di parlando tutto che dopo se tu fai meno 250 è il record di deficit della storia del calcio italiano, per forza devi un po'
fare sì, una ma stagione non è quello, di rientro. È cambiato... Poi ha fatto meno 140, adesso ha fatto meno 85, ma tutti non i club del mondo, compreso con doppia Candreva, è cambiato il mondo. Ma era capito, una proprietà che poteva mondo... avere... Ma che poteva spendere, però scusa, ogni società noi non possiamo raccontare alla gente che no, scusa, no, Michele, abbi pazienza, lo rispiego più facilmente. No, lo rispiego più facilmente. Se la Juventus, se alla Juventus la mettono a 90, come è successo l'anno scorso, e quindi c'è bisogno da ripianare, arriva Exor e ripiana, perché non si può andare sotto. Ho capito, ma il Milan non ne ha bisogno, ma qualora avesse bisogno, Redbirdo, Elliot, chi per loro vanno. Zang non se lo può permettere. 600 milioni da Elliot per Redbird, si è fatta dare 600 milioni. Sì, ma se andasse sotto, Elliot ci mette la pezza, non è quel tipo di proprietà. Zang non se lo può permettere. Quindi... Infatti se l'è fatti dare da Oaktree quando non se l'è più potuti permettere. Ho capito. Ma l'ha dovuto mettere uguale nel bilancio, ogni anno ci sono emissioni di finanziamenti soci. Il discorso iniziale è che l'Inter se ci sono stecca, i soldi che erano già che lui non si riprende. L'Inter se stecca una stagione, no, questo un bilancio rischia. 76 milioni in questo bilancio erano, no, no, non erano finanziamenti, ragazzi, non erano finanziamenti soci che lui non ha ripreso. No, questi 76 sono in più, tanto no, che i finanziamenti no, soci da no, diventano no, 50. No, no, God, no, God, please, no, no. No! No! Non sono in più per niente, sì, sono i finanziamenti sì, soci che lui non si fa restituire. Ma si stanno erodendo i soldi di Oaktree, si stanno erodendo. Che lui converte in capitale. Ma anche non i soldi sono nuovi, c'erano già. No, ci sono quelli che c'erano già e ci sono, sono quelli che lui ha prestato con interessi su cui l'Inter paga gli interessi, sui prestiti che Zhang fa all'Inter, l'Inter paga gli interessi e vanno a bilancio gli interessi pagati, dopodiché lui non se li fa ridare, li converte in capitale e diventano perché ha fatto varie scelte, quella che diceva sul management di Michele, ma anche il fatto che non ha appeso l'Inter ha il dovergli restituire dei soldi. Tuttavia è un dato di fatto innegabile che non possono più uscire dei soldi per parare un eventuale deficit se l'Inter stecca una stagione, e questo è incontrovertibile. No, è controvertibilissimo, ma il punto è un altro. Allora, ogni club si parla, allora ditemi se è vero o no, perché quello che passa è che l'Inter, situazione economica e finanziaria difficile, si deve autosostentare, quindi brava la dirigenza dell'Inter, gli altri invece mettono i soldi e vivono su un altro pianeta. Questa è una realtà che viene raccontata, che il tifoso percepisce in Italia, che no, è una balla, perché tutti devono autosostentarsi con i ricavi. Michele, i ricavi, tu fai il mercato in base alla possibilità dei fatturati, non base ai soldi dei proprietari. Quando uno non vuole far sta incrociando dei topi che non va. No, sta incrociando. No, perché Saputo è il presidente più ricco d'Italia e il Bologna non può permettersi il mercato in base ai soldi di Saputo, ma in base ai ricavi del Bologna. Abbi pazienza, stai mettendo 100 argomenti sul tavolo che non c'entrano. Nessuno vuole fare passare nulla. È quello che tu puoi dire. No, è quello che è già passato. Tanto che i tifosi dell'Inter hanno fatto anche la curva. Sì, ma quello che tu dici. Col presidente più vincente, ma quello che tu dici ha senso quando si parla di quella cosa. Cioè, quando si parla di narrative, quando si parla di ma perché raccontate di un Inter che fa così, di una Juve che fa colà, di un Milan invece che fa colì, della Roma che fa colà. Ma qua stiamo parlando soltanto se Suning ci può mettere una pezza, se l'Inter stecca una stagione o no. E il Suning non lo può fare. Ma non è vero, tu stai chiudendo i bilanci. Allora, Tank, l'Inter ha chiuso gli ultimi bilanci a meno 245, meno 140 e meno 85. È già successo quello che dici tu, le disgrazie. No, perché più credibili, incredibili del mondo. Non è vero, perché scusa, da 3 anni è super competitiva l'Inter. Poi ha sempre guadagnato di più, ma è super competitiva. Okay. Io ti sto dicendo, ha dovuto mettere. Prima o poi, fisiologicamente, una stagione la stecchi. Stanno facendo un lavoro incredibile e ci metto anche Zhang, perché aver creduto in quel management non è banale e aver dato la tranquillità alla società non è banale, quindi questa cosa effettivamente non è sufficientemente riconosciuta. Detto ciò, gli altri, vale come i due studenti fuori sede che spendono
500 euro al mese e campano su quello, ma uno se ha bisogno di una cosa, se è un'emergenza, c'ha papà che paga, l'altro invece campa soltanto su sul suo lavoretto al bar, al ristorante o altro, e da quello non si scappa, perché i soldi alla Cina. Ma le squadre vengono fatte con diritti TV, ricavi diritti TV interni e esterni, sponsor, ricavi da stadio e plusvalenze. Vale per la Juve, che deve firmare il settlement agreement, anche se fa l'aumento di capitale, deve fare la squadra, hanno chiamato Giuntoli apposta perché deve fare i conticini, non si può fare con l'aumento di capitale. Ma infatti non hanno fatto mercato, ma qua non stiamo parlando. E adesso ancora peggio sarà quest'anno, perché non ha fatto la Champions quest'anno, il meno 123, sai quando è la prima semestrale della Juve quest'anno? Meno 95, meno 95. Un'altra mazzata, e voglio fare aumenti di capitale. A parte ma che, sì, ma tu detto, mi hai parlato di irrorazione di 700 milioni che risalgono fino al 2020, mentre invece capito, ma sto dicendo, no, non hai capito, perché invece ecco, no, l'ultimo l'ha fatto sei mesi fa, e dal 2010 sono... quanti soldi hanno messo? Ah, minchia, è il 1960, no, dal 2010 ad oggi è cambiato. Infatti Exor, dopo che ha fatto tre aumenti capitali di cui ha messo il 60% di 900 milioni, che non sono 900 milioni, il 60%, si è scocciata, ha detto basta, che siamo il pozzo senza fondo. Sì, ma a me che me ne frega, ma a me che me ne frega se stiamo parlando di questa perché ce li può o non ce li può mettere oggi 2024? Ma ce li può, quando non ce l'ha potuti mettere, se l'hai fatti dare da Oktri, Zhang? E secondo te perché era impassivo l'Inter, secondo te, impassivo. E secondo te campare i prestiti così ampi al 15% è sano? Abbiamo detto che è scadenza. Abbiamo detto capito. Ma se arriva dunque, e allora non mi dire se li fatti dare da diritti TV, deve andare dal sindaco a farsi fare lo stadio e deve avere gli sponsor e fare le plusvalenze. Il problema dell'Inter che non se la gioca con Real Madrid non è Zhang, sono i ricavi. Ma perché metti sta cosa a giocare con Real Madrid? Cazzo, metti 100 argomenti tutti insieme. No, no, è la stessa cosa, è lo stesso argomento. È soltanto una cosa, se stecca una stagione e quindi va in deficit. E se è quello, è solo quello, non è di nuovo. Ma se ha fatto se meno 245, peggio di così non stagione, può succedere. Se stecca una stagione, quindi non gli entrano un'ottantina di milioni tra incassi di diritti TV, incassi di market pool, incassi di biglietti, chi ce li mette? Là hanno papà che paga. L'Inter non può avercelo, perché questi soldi non possono uscire. Ma non è vero che là hanno papà che paga, non Come è no? vero. Come no? Non è allora, vero, no. Vabbè, più che allora perché hanno dovuto, allora perché hanno dovuto fare stessa. Perché hanno dovuto fare quelle che per telefono hanno definito M, l'hanno definita, hanno dovuto fare le cose che non si possono fare, adesso poi hanno abbi pazienza, l'ultima Ronaldo, ricapitalizzazione, l'ultima Madonna, tu ne fai un discorso di bandiera, l'ultima ricapitalizzazione, l'ultima ricapitalizzazione Exor è avvenuta prima o dopo che si è cambiato il management? Ne hanno fatte 2019, 2021 e 2010. L'ultima ricapitalizzazione Exor, ho detto le date, più di così. L'ultima è arrivata prima o dopo che è stato cambiato il management? 200 milioni l'ultima. Prima dopo. O dopo? Adesso l'ultima, 200 esatto. milioni. Questo vuol dire che qualsiasi bordello... Era obbligatoria, tanche erano sotto, era obbligatoria per Bravissimo, legge. Bravissimo, questo vuol dire che qualsiasi bordello combinino arriverà papà comunque a tappare la palla. No, ha detto no, ha detto no. Io caccio tutti ha quelli detto, che mi hanno vabbè. Fatto ricacciare i soldi. Perché ma li ha cacciati alla fine poi i soldi. E se no andavo in galera. Bravo, ci sei arrivato finalmente. No, è nella legalità, l'Inter ha tutte le scadenze debitorie, sì, ma con il 2027 il bond, con il 2024 Zhang, adesso a maggio vediamo come se ne esce, forse ma sono è sempre io nella che non legalità. Mi e ha messo i soldi che ha messo l'Exor, anche di più. Ma si è dato. Si è dato. Forse sono io che non mi spiego. No, se l'Inter, se l'Inter fa un casino, che... anche sportivo, non c'è papà a coprire il problema. Si può andare avanti all'infinito col prestito. Io non sto facendo una critica, ma il dato di fatto la situazione è differente. L'Inter è attesa perché la scadenza che è impellente anche per il Cardinale, perché non è 2024 ma 2025, che è impellente, ma nel momento in cui lui non corrisponde, non supplisce alla scadenza, ma sono tutte differenti. Il Milan torna a Elio. Siamo d'accordo che sono tutte differenti, ma la cosa che interessa secondo me a chi segue il calcio è capire come tu puoi fare mercato, no? Perché devi avere i dirigenti prima, poi devi avere le risorse. Le risorse le mette il proprietario o i ricavi del club? Questa è la domanda che l'equivoco da anni che va avanti su Zhang. I soldi li i ricavi del club, i ricavi oppure, del club da cosa proviamo che ha le sponsorizzazioni fittizie? I ricavi del club. Però non è i ricavi del club da cosa provengono?
vengono perché sai, possiamo... di TV, no, perché esterni, no, ma possiamo, no, stadio, ma possiamo masturbarci col marketing, ci possiamo masturbare col marketing quanto vogliamo. Ha detto. Ma il marketing, no, il marketing dipende tutto, dipende tutto dai risultati sportivi. Il marketing dipende tutto da quello, quindi si ritorna alla cosa semplice e lineare che ho detto io all'inizio: se stecchi una stagione rischi il piano inclinato. Cioè, è quello, i grandi club, i grandi club devono anche poter assorbire la stagione che steccano, perché devono avere di base contratti, sponsorizzazione pluriennali, come l'Inter adesso ce l'ha per esempio con la Nike e lo vuole fare per il main sponsor. Devi avere un brand che sta a un certo livello, che ti permette anche, certo che devi essere sempre nelle prime quattro in Italia, ma ormai mi sembra che sono 5 anni che l'Inter è nettamente non ormai più il filo del rasoio. Ormai nel calcio Michi l'anno scorso succedere l'anno di ormai nel calcio non esiste. Io ti ricordo, che quando c'era Moratti si perdevi con marzo, Simone Inzaghi si giocava i quarti di finale di Champions. Simone Inzaghi si giocava i cazzo di quarti di finale di Champions ed è stata capace la situazione di fare il casting sull'allenatore, perché se non arriviamo tra i primi quattro la sopravvivenza è garantita. Ci mancherebbe che si arriva sempre. Ma lascia stare che dice Moratti. No, ti voglio dire quello che è il merito di questa continuità che tutti stiamo elogiando, che il gioco è bello perché c'è continuità. Se tu ragioni come De Laurentiis o come Cardinale, la continuità te la sogni, perché quando arriva il giorno che non ti piace qualcosa, intervieni. Cosa ha detto Marotta di Zhang? Ci fa lavorare per come all'interno di Paletti. Assolutamente. E non è una cosa scontata. Assolutamente. Non è una cosa scontata. Tuttavia, il secondo anno, lo scudetto dell'Inter, dopo 11 anni, sai perché arriva? Perché a Villa Bellini, già Allegri allertato, Zang dice, rimane Conte, adesso vi mettete tuttavia la contingenza particolare della situazione economica dell'Inter comporta il fatto che l'anno scorso, nonostante tu ti sia per giocare i quarti di finale, il solo rischio che tu non finisca entro i primi quattro posti di Champions, se tu stia giocando benissimo, fa comunque venire un piccolo tratto di isteria nella società, perché dice: Madonna, se non finiamo nei primi quattro del campionato, finiamo a carte 48. Potete arrampicarvi coi gomiti sul muro. Potete arrampicarvi coi gomiti sul muro, ma questa è la realtà dei fatti. Potete fare la verticale sul muro come l'esorcista, ma questa è la realtà. Ma la Juve e il Napoli, quando non vanno in Champions, cambiano o no? Ma chi se ne frega della Juve e il Napoli, se stiamo parlando dell'Inter? È successo al Napoli 2 anni fa. Scusa, Michele, il Napoli ha tagliato tutti gli stipendi dalla mattina alla sera, ha cacciato tutti. Al Napoli ce l'aveva già basso il monte stipendi, ma la Juventus l'ha rifondato perché erano anni in cui ragazzi sono finito tanti. Un ciclo, scusa Michele, un ciclo. 3 hours later per l'Inter è questione, è troppo duro utilizzare vita o morte come termine, diciamo, di sopravvivenza. È una bugia. No, non è una bugia, è la verità. Sì. Se tu guardi la realtà, quello è Michele. Anche no, ti dico la realtà, l'Inter ti ha chiuso. Il prosciutto sugli occhi. Io direi no, il prosciutto mette i piedi, però non iniziamo a dire. Se mi dici una bugia, io ti dico il prosciutto sugli occhi. E ti dico che è una bugia, Michele, e te lo spiego. Abbi pazienza, io so come Mourinho, Michele. Se mi dai uno schiaffo per lo schiaffo, perché un altro perché te l'ha dato. Le parole hanno un significato. Appunto, non mi dire bugia. Non mi dire bugia. Fallisce, era la teoria di alcuni che ti ricordi sul... Io sono pure caro, però... Allora, se l'Inter tank chiude a meno 85, se non va in Champions, non prende 50-60 milioni, no? Quando ha chiuso nel 2020-21, a meno 245, è successo di peggio che non andare in Champions. Michi, però quella è stata una insormontabile. Michele, tu devi guardare il quadro generale, la progressione. Il quadro generale, che se l'Inter non va in Champions quest'anno perché perde tutte le partite, non fallisce nessuno e non devi vendere tutta la squadra. Ma è una bugia, te lo ripeto. Ma non è vero, perché non ci può mettere i soldi. Vabbè, ancora che non li può mettere. Sei convinto così? Ma chiude in passivo, è obbligatorio metterli per legge, è obbligatorio. Tanto che 342 li ha differiti. Sei convinto così? Che altro ti devo dire? Tanto le nostre posizioni le abbiamo scosse. Ma scusa Tank, l'Inter a quanto ha chiuso negli ultimi 3 anni di passivo? Michele, io non faccio il commerciale. Meno mezzo miliardo! No, se chiudi meno mezzo miliardo è già successo, Michele, quello che io a malapena riesco.
Ma a malapena riesco a a malapena riesco a tenere bene i miei conti. Se tu mi parli di numeri o mi dai allora se non li vuoi fare i conti, tu mi dai, parliamo, se tu mi parli di numeri e mi dai sulla voce, non avrai. Non avrai più. Se tu mi parli di numeri e mi dai sulla voce, non avrai più ragione di quanto credi di averne. Ti sto dicendo che altre società, nella situazione in cui erano l'anno scorso in Champions, non avrebbero mai fatto un discorso di sopravvivenza come l'Inter suo malgrado è costretta a fare. Sì, ma se Scaroni, i tifosi del Milan ogni giorno lo rimproverano perché dice che è più importante dello scudetto il quarto posto. Scaroni, con il dovuto rispetto, Scaroni conta come il 2 di Coppa e quanto si gioca a Pastore. Conta come il 2, intanto è entrato anche il Redbird adesso, sai che è entrato anche il Redbird? Sì, vabbè, appunto, col Milan è De Laurentiis che lo dice prima e dopo i pasti. Ma se è andato pure fuori, ma se il Napoli è andato fuori dalla Champions con Gattuso non ha ridimensionato nulla. Ma io non t'ho detto, non ha ridimensionato nulla, ma che fate? No, 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 aspetta, però gli ultimi bilanci in perdita dell'Inter chi li ha coperti? Nessuno, perché sono stati differiti, quindi per adesso e per questo dico, quindi vuol dire che hanno trovato una soluzione. La soluzione l'ha trovata il governo italiano con la legge per appunto. E se no, se ma non ha ripianato, ma non ha ripianato nulla. Che chiede i soldi ai tifosi? Ma no, ma che c'entra? Però non ha ripianato allora, nulla. Quando valeva l'Inter, quando è arrivata Zhang? Dov'era l'Inter e dov'è adesso? Quanto può valere l'Inter se se la compra qualcuno? Ma qualcuno ha detto che non bisogna dire grazie a Zhang. No, no, però sta riconoscenza è una riconoscenza o un ricatto? Ma che ricatto di che? L'Inter è la migliore Inter, stiamo dicendo di sempre, e il presidente non conta niente. No, non voi. È questo, ma bisogna avere un giudizio equilibrato su tutto, quindi sui meriti. Infatti. Quindi sui meriti io non faccio il Fedain. Non faccio io non faccio il Fedain. Alla stessa che me ne frega lui, me di Zhang, scusa che so c'è stato il... Cosa chiede a San Gennaro? Al suono giapponese. C'è stato il momento in cui lui poteva tirare fuori i soldi, c'è stato il momento in cui non poteva, ma è stato bravissimo con le scelte di management. Queste scelte di management ancora si rispecchiano. Devo dire che fino a 3 anni fa, che la situazione sembrava tragica, dici porca miseria, su questo effettivamente, siamo d'accordo sull'analisi. Effettivamente su questo si può sopravvivere, però è un dato di fatto che il tuo destino dipende da altri e dipende dagli eventi. Ho mai stagione. Detto di no su questo? Ma tutto là è la è tutto no, là è la situazione. No, non è tutto è là. La situazione. Non è tutto là. Per tutto il futuro là. Sì. Sai dov'è? Che Zhang andrà via prima o poi e bisogna capire che modello di calcio può fare una top club italiano oggi. Quello che stai vendendo tu è che arriva uno e mette i soldi. No, non funziona no, così il modello, in calcio. Nessuno il modello che ha adottato Zhang è il migliore. È quasi il migliore possibile, perché dobbiamo ricordarci che tanto dipende sia dal demone e tanto dipende anche al lavoro di Marotta e Ausilio, che da 3 anni fanno le nozze con i fichi secchi degli svincolati. Però ti voglio dire che sono tante variabili che mica ti può sempre andare bene. Avevi programmato Bremer, che lo hai preparato per 6 mesi e non sei riuscito a prenderlo perché hai traccheggiato per 3 settimane sulla cessione e sugli incassi per Skriniar. Avevi fermato Lukaku e Dybala, che ti saresti preso entrambi, peraltro non pagando tanto, non l'hai potuto fare perché ti hanno detto devi sceglierne uno. Sì, ti continuano ad andare bene perché Ausilio e Marotta in Zaghi, perché Ausilio e Marotta scelti e con fiducia da Zhang, che possono lavorare bene grazie a Zhang, però Ausilio e Marotta stanno facendo i bambini coi baffi a 3 stati. Io ti dico che fisiologicamente arriverà prima o poi la stagione che il demone gli si incrociano i corni o Marotta sbaglia qualcosa. E non sarà la fine del mondo perché adesso che stai andando verso i meno 40 fai meno 90 se fai 50 milioni di non previsti dalla arriva tra 5 anni la squadra forte forse se arriva tra 4. 5 anni no, perché magari hai fatto così tante stagioni nel frattempo che ti puoi permettere di assorbire la stagione storta. E questa è la parola tutto... d'ordine, permetterti. No, perché se succede... No, perché tu quest'anno non lo sapevi che sarebbe andata così bene. Parliamoci chiaro. Ma infatti ti ricordi che si parlava l'anno scorso, non lo sapevi che sarebbe andata bene. E quindi l'Inter ha modificato i suoi piani. L'anno scorso non lo sapevi che sarebbe andata così bene. Infatti si pensava che dovesse cedere di più di quello che ha ceduto. E vi ricordo che quando quest'anno comincia la stagione con Arnautovic, Alexis e Thuram, non arriva l'attaccante e tutto, e insomma tutti sono con le mani nei capelli, che come facciamo, e questo e quell'altro. Quindi non è vero che... perché
detto così sembra come se sia scontato e logico, non è niente scontato e certo, logico, niente, comunque sia, vabbè, Montopoli, due socie, ognuno ha promosso Montopoli. La sua posizione. Ero così ringrazio, saluto Tancredi Palmeri, grazie Tank, Daniele Vitiello, grazie Daniele, Michele Borrelli, grazie sì, Michelone, cambiate di figlio di pace, Vitiello, no, dai, al fischio finale finisce tutto, io mi appassiono e alto, ma al fischio finale, anzi, te lo dirò in un'altra maniera, io discuto con quelli di cui mi interessa l'opinione, di quelli di cui non mi interessa non ci perdo tempo. Hai capito, Montopoli? Mi interessa grande, nulla di quello che hai da dire, Montopoli. Stai tranquillo, mi pongo il